tutti voglio e bentornati sulle memorie di Raziel e su Fallout 4. Allora, apriamo il nostro Pip-Boy. Ci siamo vestiti alla meglio. Allora, io direi di fare sempre le missioni per la confraternita d'acciaio, operazione di recupero. Dobbiamo andare nel posto che ci ha detto lo scriba, la scriba, e quindi Hubris Comic. Noi andiamo al Boston Common, vedendo il Common, sì, l'istituto dell'uomo nero, abbiamo fatto un po' di modifiche alle armi, abbiamo messo un po' di cibo nella nostra Sanctuary Hill. Adesso dobbiamo che cos'era? Vabbè. Lettera strappata, Cocomero. Perfetto. Vediamo lettera strappata che cos'è. Ed è completo di pelle di cervo radioattivo. Qua possiamo buttare, direi. Varie. Lettera strappata. Sai bene quanto mi manchi, ma è troppo pericoloso. Se resti a Diamond City almeno so che sei al sicuro. La tua decisione definitiva, sii prudente, viaggia di notte, segui il fiume e qualunque cosa tu faccia non andare a Boston Common, che è qua praticamente. Guardate dietro, quanti supermutanti! Ci sono pure quelli che si fanno esplodere, sono quattro. No, voglio, cioè dobbiamo andare di qua. Boylston Club. Vabbè. Ora stanno andando dove vado io però. Non è cosa. Dice un altro. Qui c'è un protector. Patriota. Ti do il benvenuto a Boston Common. Qui comincia la pista della libertà. Vabbè. Delizia le tue orecchie e scopri di più sulla pista della libertà e sulla storia di Boston Common. Mi interessa la storia di questo posto. Torniamo indietro di centinaia di anni. Siamo nel Anche questi 1775. dialoghi sono In interessanti. 7 anni, migliaia di soldati britannici si sono accampati qui, su questo stesso terreno, nelle loro tende. Guidati dal generale Thomas Gage, hanno cercato di soffocare l'onda crescente della rivoluzione, la notte del 17 aprile. Generale Gage, gli ufficiali sono riuniti. 4 giorni fa ho ricevuto notizie dal conte di Dartmouth. Abbiamo i nostri ordini. Tenente colonnello Smith, raduni 21 compagnie dei nostri uomini migliori e li conduca con la massima urgenza e segretezza a Concord. Una Concordo. volta lì, dovrete requisire e distruggere tutta l'artiglieria, le munizioni, le provviste, le tende, le armi leggere e tutti i depositi militari. Che dobbiamo fare con i coloni, generale? Faccia in modo che i soldati non saccheggino gli abitanti né danneggino le proprietà private. Possiamo e dobbiamo comunque indebolirli. Così, verso mezzanotte, il colonnello Smith marciò con 700 giuppe rosse Chissà chi si per sta facendo la approcciare guerra, i avete visto i coraggiosi lampi? patrioti americani nella battaglia di Lexington e Concord, e fu così che ebbe inizio la guerra di rivoluzione americana. Continua a seguire la pista per saperne di più sulla storia della nostra fantastica città. Ok.
Vabbè, ci interessa. Santi, dimmi di più. Allora, 72 metri. Andiamo. Laghetto dei cimbi. Dobbiamo stare attenti ai super... Cacchio, questa è acqua. Dogmeat, fuori da là. Ah. Qui c'è qualcosa. Munizioni. Che cazzo. Ah! Non dirmi. Swan? Minchia Swan. Che cacchio c'ha? Un mega martello. Minchia. No. Stai esagerando, Swan. Minchia. Mizze. Oh, scappa. Mannaggia, oh. Questo qua mi sa che è uno dei mostri quelli là tipo super leggendari che devi uccidere per sbloccare una delle missioni tipo Enchantment, quelle cose là. Aha, non mi hai colpito. Swan, Swan, sto scherzando, Swan. No, Swan, stai esagerando, Swan. Ma è un super mutante super modificato stesso da lui, oh man. Mannaggia, con la pistolina poi io. Mannaggia. No. Che la miseria, Swan. Che cacchio, ma ci ho bloccato. Dai che è quasi morto. Dai che è quasi morto. Ricarica. No. Tanto è impossibile non beccarlo. Va. Ci mancava pure che mi sparava qualcuno qua. Ah, facci tu a scuola. Cacchio, che era acqua, giusto, lui attraversa. È mancato Swan. Se gli facevo più con la pistolina là. No.
grande! Scappa, 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 scappa! Cos'è questo? Morto Aliu! Morto! Ho ammazzato un super mutante leggendario. Allora, pugno potenziato. Guardate. Figata, prendi. Lo prendo. Munizioni, veleno per topi. Frammenti della barca di Swan. Prendiamo tutto. Allontaniamoci da qua che ci sono le radiazioni e salviamo. Una volta salvato dobbiamo ammazzare. Dov'è il super mutante che ci stava colpendo? Eccoli qua. Prepariamoci dietro sto coso, voglio. Abbiamo ucciso Swan, pensa se non ammazziamo questi quattro super mutanti, cazzo. Che ho finito i colpi. Ho finito pure questi. Tutti li ho finiti praticamente. No, sbagliato. Crepa. E che caspita. Vai Dogmi. No. Ah, si è messo di dietro. Dov'è? Ah, eccolo qua. Bello. Tiratore scelto. Adesso lo prendiamo. Allora, carichiamo la nostra infallibile pistolina. Voglio, abbiamo ucciso uno. Uno super. Oh, predone. Oh, stai esagerando. Dove cacchio sei? Dove sei? E due. Munizioni. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro, Dogmi? Ah, ecco. Munizioni, perfetto. Voglio dire che... Allora, praticamente vi spiego. Come la regina dei Marluk... Questo qui, che si chiama Swan, in questo caso, praticamente, è un gigante... Gronjak il Barbaro, ma vai! È un gigante super mutante da ammazzare per una missione tipo... che devi sbloccare, che praticamente ti dice di ammazzare... un certo numero di ste bestie super mutanti. Questi qua sono due. Registro dell'inserviente. Proviamo a leggere. Davvero, sta diventando ridicolo. Fondere gli spazi comuni e il giardino pubblico è già stato un boccone amaro da digerire, ma ho accettato. Che dovevo fare? Combattere gli immobiliaristi? Ma quanto credono di poter ridurre lo stagno dei cigni?
Già le barche si scontrano tutti i giorni. È poco più di una pozzanghera. Ma che ne capisco io, giusto? Sono solo il guardiano dell'area più piccola del mondo. D'ora in poi tanto vale che me ne stia a casa. Il mio giardino è più grande. Almeno posso mangiare i peperoni e i cetrioli. Non devo sorbirmi i turisti che piangono per la delusione. Allora, quindi era tipo una missione da sbloccare, diciamo. Abri Comics, eccolo qua, dobbiamo andare qua. Indizio del saccheggiatore, adesso lo leggiamo subito. Vediamo, inventario. Diamo un'occhiata all'Abri Comics in Newbury Street. Il negozio al piano terra dovrebbe essere un bersaglio facile. Infatti ci sei rimasto secco. Vabbè. Andiamo a fare sta missione e troviamo questo arnese che serve allo scriva qua. Non so voi, ma c'ho freddissimo. Cos'è quello? Occhio. Di quella scimmietta, va. Tappo, munizione e nastro, perfetto. Se passa la moda non mi serve. Il posto di Dogmeat, no. Teca medio. Ok. Ottimo. Questa deve... Ascia di Grognak! Ma vieni. E cioè... Gli inarrestabili? Hai trovato il numero degli inarrestabili? Ottieni permanentemente uno di non subire danni da un attacco. Mamma mia. Chiave del ripostiglio. Perfetto. Allora, quindi qua abbiamo trovato sia l'ascia speciale... sia il giornaletto Gli Inarrestabili. I giocattoli contengono ingranaggi e tante cose così, quindi è bene prenderli. Munizioni, tappo, denti. Allora, facciamo un altro giro veloce. Perfetto. Apri chiave del ripostiglio. Però andiamo a liberare prima quest'altra zona. Cos'è questo? Ok, allora inventario, indizio del saccheggiatore. Diamo un'occhiata. Scusa, è come appunto del saccheggiatore, vediamo. Allora, non posso credere di stare facendo questo. A chi interessa questa merda? Il capo dice ai collezionisti. Non capisco chi è più stupido, noi o loro. Allora,
Questo è un computer funzionante. Sì. Non riuscirò mai ad aprirlo. Ah no, però aspettate, voglio. Allora. Perfetto. Vediamo. Sblocchiamo questo PC. Eccolo. No. Se dobbiamo fare gli hacker, facciamo gli hacker come si deve. Logicamente, se riusciamo a rimuovere più parole possibili, ci aiuterebbe tantissimo. Sto caso, eccolo qua. Parola rimossa. Ok. Uno solo. Allora, problem, zero. Quindi, se è zero, morning potrebbe essere... Ci siamo. Hai visto? Allora, prenotazione agosto. Ritirare l'ultimo Gronio che è esaurito due volte, richiesta di copie aggiuntive, 102 Gronio che perduti tra le nevi della lussuria. Ah no, vabbè, questi sono i... Pensavo che era... Vabbè, prenotazione di settembre. I due Manta Man non li hanno ritirati, basta prenotare il signor Freddy del Dover. Mi hanno fatto parecchie... Allora. Gli altri manta sono ancora nelle scatole, domani li metto nella cesta delle cose gratis. Smettiamo di ordinarne, mi hanno fatto parecchie domande sulle voci del fumetto di Silver Shot. Vabbè. Ok, nuovi abbonati. Buonamente i negozi sono ancora molto scarsi, dobbiamo lavorare di più sulle offerte, ricorda ai clienti che il lavoro lo facciamo tutto noi. Loro devono solo passare a ritirare la nuova uscita, eccetera, eccetera. Ronnie qui il barbaro. Questi non ne conosciamo nessuno. Ok. Comandi della cassaforte. Allora, attivazione meccanismo di blocco. Blocca serratura. Ok. Abbiamo sbloccato la serratura della cassaforte, che non so dove sia, però la cassaforte. Qui ci sono due stimoli. Questa cassaforte. Andiamo a vedere qua. Da qui si sale. Qui sopra c'è qualcuno. Allora, aspettate che mo si non mi perdo. Qui ci sono altri terminali? No. Questa apri porta base. No, quindi così. No. Ah, mannaggia. Quindi aspetta, così. Era andato un po'. Fantastico. Allora, chiave dell'ufficio. Vabbè, andiamo al sotto terminale.
Allora, un maggiordomo inglese. Oggi ho trovato un'altra revisione fantasma alla sceneggiatura, e così adesso Silver Shroud ha un maggiordomo inglese. Dico sempre che Babowski, che dobbiamo seguire consigli, a Babowski che dobbiamo seguire consigli dei nostri fan più accaniti. Non possiamo continuare ad approvare queste stupide modifiche. Parli prima di andare in ferie, altrimenti eccetera eccetera. No, 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 perché sei uscito? Ok, il 15. Allora, voglio morire, Babowski ha fatto firmare il contratto a Carlos Redelle per il ruolo della signora del mistero. Claire, anzi. Non mi interessa quando ha incassato la tomba di Amun-Ra, la signora del mistero è mora, non bionda, non castagna, sicuramente non rossa. Vogliamo parlare della voce di Claire? La signora del mistero è sicura di sé, è capace di tenere testa a Shroud dei giorni migliori, non è una sciacquetta famosa per i suoi strilli assurdi. Shannon Reeve lavora con noi da decenni, lei è la voce della signora, e fine della storia. È anche mora naturale, non è giovane come Claire, ma con luce e trucco il problema si gira tranquillamente. Se la cosa va in porto, io abbandono la nave, non ho voglia, eccetera. Vivi, rilassati, per te è così importante, le mettiamo una parrucca, ma ormai il contratto Claire l'ha firmato, perciò è deciso. E riguardo alle Rivers, sarebbe andata bene 20 anni fa, con quello che facciamo ci può solo andare in radio. Dico bene, Claire è il potere della star ed è quello che dobbiamo... Ok? Oggi la giornata è piena di prove e costume fino alle 20, perciò se vuoi... Vabbè. So che cosa ci serva sta cagata che abbiamo letto, però oh, Luca con la Quantum qui è pieno di ghoul. Ogni tanto devo ricordarmi di salvare. Ancora non ho trovato la cassaforte. Aspettate un attimo. Chiave dell'ufficio. Dovete andare sempre in giro, sempre. Silver Shroud. Questi collezionisti adesso pagano un botto. Si vede niente, quindi accendiamo la luce. Affangala, dormi. Bravo Dogmit. Ok. Non ho capito come salire. Oh, guardate qua. Lista del saccheggiatore. Vediamo. Allora,
Ascia, il capo ha detto che trovo. Fumetti, devono essercene un paio ancora leggibili. Frutto una serva. Ripostiglio, ci serve solo qualcuno in grado di scassinare serratore per Logan Clark. Ripostiglio. Che era sotto il ripostiglio, quindi dopo andiamo a vedere. Aiuta a difendere stazione di Overland. Non mo so qua però. Di Overland. Oh, eccolo là. Ed è morto. Andiamo a vedere che cosa aveva di leggendario. Estrazione rapida. Estrazione rapida, pistola automatica, meno 25 punti azione. Chavillien, nastro americano, sempre, sempre il nastro americano. Accendino. Terminare, usa. Ancora. Ah, questo è... Questa mi sa che non c'è. Tina, gioia, le nuove battute ci servono, le vivono ieri. Vabbè. Che frega niente, la continuazione di... dei due tipi che parlavano. Lì sono venuti giù i mostri. No. Oh. Sceneggiatura per Silver. Leggiamo. Cioè, leggiamola. Sentiamola. Vediamo, aspettate un attimo. S, sceneggiatura, sceneggiatura. Ok. Tema strumentale, diventerà la morte, fumetto, sequenza, titolo. Nuova sequenza dello skyline di Boston di notte, la luna piena. Clara, Silver Shot. Vabbè, sarebbe una sceneggiatura. Questo lo nostro, i suoi contenuti devono rimanere di proprietà, vabbè, di proprietà mia ormai. Allora, oh oh, guardate qua. Ok, spiedino ce lo prendiamo, macchina fotografica ce la prendiamo. Qui che cosa c'è? Niente. Usiamo il terminale di questo. Ancora questo coso, ho provato al temporeggiare, mi sta... ah, non mi interessa, ah, visto nuovi G, voglio. Andiamo ad ammazzare questi altri. E così abbiamo finito pure questa missione. Ehi, che ne voglio da te? Allora, mancato, preso, pizze. Allora, sì, vai, questo è morto, ne manca uno, voglio. Spostati! Luminescente! Ha rotto le palle, ecco! Mannaggia a te, mannaggia! Allora,
no, è... Mo... Minchia! Minchia che mire di merda che tengo! Ma facci tua sempre sotto i piedi miei, luminescente! E che caspita! Cioè, sto piglio un macete, tanto ce l'ho! No, no, carica, 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 carica! Che caspita! Tappo, sangue, tutto! Munizioni, forchetta d'argento, facciamoci un giro! Sì, sì. Allora. Costume da Silver Shroud. Io lo voglio. Cappello. No, 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 non ci credo. Ma posso indossarlo? Sì, ma non ci dà niente. È una cacata, eh. Però voglio vederlo. Che fighi che siamo. Siamo proprio fighi, siamo fighi così. Allora. Torace dell'armatura da combattimento. Ok. Va bene così. Cosa c'è di bello qua? Costume di Grogna? Sì. Aumenta la forza e i danni da mischia a chi lo indossa. Occhiali con montatura nera, buff out, questo eh. Sposta! Affilato stecca da biliardo. Qui c'è il tetto. Allora. Apriamo la porta, vediamo. Sì. Oh, quindi abbiamo trovato i due fumetti, abbiamo trovato l'ascia e tutto abbiamo trovato. Questo qui con il blaster alieno, che ancora non ho il blaster alieno. Sveglia. Spostati, come vedete c'è qualcosa. Spostati! Vabbè, non c'è niente. Oh, valigia, base. Allora, qua, no. Qua. Perfetto. Bene. Denaro, mentas, occhiali da sole, prendiamo, parrucca, pompadour. E lo smoking. Trasporti troppo, non puoi correre. Hey. Where is the problem? Commercio. Allora. Vestiario. Costume da Grognak. Vabbè. Diamoglielo per adesso. Ok. Occhiali da sole, diamogliene uno. Smoking. Scusa, ma il costume... Scusate, no. Basta, scusami. Ok. Scusa, ma il costume di questo? Ah, costume da Silver Show. Vabbè. No. Voglio, dobbiamo soltanto... Ah, interfaccia tattile. Eccolo qua, è tipo un mouse praticamente. Poi cartuccia, rate way. Vediamo, spazzolone non ci interessa. Capiente lucidato qua, sì. Sì, non puoi correre però noi. Occhi aperti. Occhi aperti, dogmi. Ah, vabbè. Le mie materiali, ok. Alieno giocattolo, camion, ciotola, denaro prebellico, questo. Perfetto, flori prefigurante, ok. Ok, diamogli tutto a Liu. Vediamo per tutto. Perfetto. Danno una carta di debito. A tutto.
Allora, una cosa sono curioso di fare è vedere questo terminale. One di audio. Vabbè. Va bene. Ah, ce ne manca uno, le luci ci manca. Test cromatico. Figata, no? Bello. Facciamogli una foto. Aspetta. Dopo la carichiamo su Steam. Allora, ci possiamo andare? Io direi di andare giù così. Ah no, no, non possiamo andarcene, dobbiamo vedere qua, ecco la cassaforte. Cartuccio, c'è la diffusione, denaro prebellico, munizioni, automatico, pistola laser. Prendiamola. Qui c'è uno morto. Un tasticolla per un adesivo. Qui ci sono scatoloni e scatoloni di fumetti non consegnati. Estintore, ce lo prendiamo per l'amianto, ma lo diamo a Dogmit, il nostro carissimo Dogmit. Dogmit, dove sei? Cos'è sta cosa? Cos'era? No. No, Dogmit non c'è e quindi l'estintore mi sa che lo lascio. Con la E, estintore, di materiali, estintore, ci dà un bel po', però, vabbè, lascia. Ok, voglio, ce ne possiamo andare. Perfetto. Back Bay. Allora, però, adesso che ci penso, scusate, non siamo andati sul tetto. Quindi rientriamo e andiamo sul tetto, poi massimo ce ne andiamo da lì. Arrivano i messaggi. Ok. Allora, qua è lo sblocco della serratura, perfetto. Allora, E1 e altro piano e blim blong. Blim blong. Da qui si va sul tetto, eccolo qua. Ok, sì, non è che cado, no. Perfetto. Giusto per vedere se c'è qualcosa, ma mi sembra che proprio non c'è niente, però praticamente c'è l'insegna. Niente, non c'è. Dogmit, ha trovato qualcosa? Dogmit, ti sei fatto 8 piani in caduta libera, Dogmit. Puoi aver trovato quello che vuoi. Vai, scendiamo qua, vediamo. No, io non cado. No, no, io non vado giù. No, no, no. Ah, vedi, c'è una mina.
sicuri che dov'è? Ah. Non serve nascondersi. Presto sarà tutto finito. Allora, voglio... Facciamo una cosa. Torniamocene qua e andiamo a consegnare, che già abbiamo registrato abbastanza, diciamo. Ok. Andiamo a consegnare. Oh, quando entri nella stazione di polizia non c'è nulla da fare. È lento ed è lento ed è lento. Ok. Ehi. Com'è andata con il manufatto? Bene. Ecco qui. Ottimo. Spero non ti abbia dato troppi problemi. No. Tieni, te lo meriti. Grazie. Sono sempre in cerca di tecnologia. Fammi sapere se hai voglia. Che cosa devo fare? Si tratta di recuperare materiale tecnologico. Che cosa devo fare? Devi recuperare materiale... ho capito. Affermativo. Perfetto. Ecco l'obiettivo. Va bene. Operazione di recupero. Condensatore di riflessi hardware down. Vabbè. Voglio... Come al solito, ci salutiamo qua. Abbiamo fatto anche questa missione dove abbiamo trovato due fumetti, l'ascia di Grognak, il costume di Grognak, il costume di Ender Shrouds, là come cacchio si chiama. E quindi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, voglio, alla prossima, ciao!